Eccoci qua a commentare un disastro, perché primo tempo controllato, seppur con poche occasioni, però le occasioni che abbiamo creato le abbiamo sfruttate, e il maggior possesso palla si aggirava intorno al 60%. Sì, 64. Ecco, e sfruttato in quelle due occasioni, insomma. Bene, e quindi partita sostanzialmente in controllo All'inizio, sì, miracoloso. insomma, sembrava andare in una certa direzione. Seppur loro passano in vantaggio, noi la ribaltiamo. Sì, subito dopo un paio di minuti. E boh, la riprendiamo e passiamo più in vantaggio. E si chiude il primo tempo. Secondo tempo, sembra riprendere con la stessa verve, diciamo, nella fine del primo tempo, però così non è, perché Modolo fa un disastro, regala un gol, Sì, fa sostanzialmente, un errore gravissimo. regala il gol al Sud Tirol, che riapre la partita totalmente, anzi, da lì in poi il Venezia non reagisce più. Venezia totalmente in bambola, totalmente in bambola. Non Non capisce più niente, non fa niente di bello crea più dopo. niente. Cosa ha Un'azione creato? non ha fatto niente. Non ha creato niente. Un po' il tradimento del capitano, quello secondo me ha mandato ancora più in depressione, perché è veramente una partita delicata. Se tu fai un errore così, così stupido, Cade nessuno che tutto. avvisa che Mercai stava andando ad Osso Bertinato per un pressing imperdonabile. Da lì pareggio, e poi la partita non è più la stessa. Cioè, lì veramente il Venezia esce dalla partita, non c'è più. Lì non c'è più. Lì finisce la partita. Lì da quel punto lì poteva andare solo peggio, e così è andato. Perché loro Sì. Sì, arrivano a fare il 3-2. Con noi che non riusciamo più a creare nulla, col non rigore, ci sono state grandi parate del portiere sul tiro al secondo tempo. vabbè. Oh no, la intercettavano i difensori prima, Non non arrivava arrivava, proprio non abbiamo in creato più porta. niente, niente, Quello. niente. Secondo me è la prestazione mentale peggiore di questa stagione, cioè, Finora come sì. partita, a livello di prestazione, soprattutto dal punto di vista mentale, la peggiore, senza dubbio, per quanto mi riguarda, perché quel secondo gol, quel gol del pareggio del Sud Tirol di Mercai, ha mandato la squadra, ma anche me stesso, cioè anch'io, era una situazione di dire l'abbiamo buttata via. Cioè, io ho quella sensazione lì, anche quando non eravamo ancora sul 3-2, Ah sì, beh, anch'io. l'abbiamo buttata via. Buttata. È la squadra Sì. uguale, non è più riuscita a No, reagire. perché non abbiamo proprio visto una reazione che ci faceva credere, magari. Quindi è normale che pensi, vabbè, è andata. Cioè, è finita così. Mi sono sentito totalmente in simbiosi con quello che poi ho visto in campo. In niente, cioè proprio calma piatta, calma piatta, poca fantasia, nulla. Cioè, il Venezia lì non c'è più stato, cioè non è che abbiamo giocato male lì, non c'era proprio il Venezia. Secondo tempo non c'è stato il Venezia, La squadra, dal secondo gol in infatti, poi, dal gol del pareggio al Sud Tirol, sì, non c'è più stato. poi vabbè, Svergo esce, Ah, beh, già dato, perdiamo un altro uomo in esatto. difesa, che adesso bisogna vedere cos'ha, bisognerà capire, ed è quello un altro bel problema, perché poi Anche entra abusato. quello, sì, il Intrabusato, tutta l'inesperienza del caso, poretto, rigore è non tutta diamogli una colpa a lui. conseguenza di cose che il rosso alla fine abbiamo Ah, giocato. vabbè, ma lì è già Ah, lo andata. so, però comunque Cioè, lì Busato fa un un altro insieme di errore, cose. fa un errore perché è rigore quello, perché è rigore tutta la Sì, vita, lo fa so. un disastro, però non puoi dargli colpe. Cioè, per andare a prendere Busato, per farlo entrare in campo, vuol dire che tu prima Non sei messo hai la malissimo. difesa. Cioè, vuol dire Sì, che già che fai giocare
Diciamo che questa è la proprio la difesa più estrema possibile, cioè nelle possibilità di scelta. Non giocherebbero mai in questi qua. Cioè. E invece sei costretto a mettere da una parte Modulo, dall'altra parte Busato. Modulo finora si era comportato benissimo tra le altre partite. Qua fa un errore che costa tanto. Costa tanto perché ha mandato in depressione un po' tutta la squadra, compreso me. Quindi ha fatto male perché un po' l'ho visto un po' come tra virgolette, tra mille virgolette, il tradimento, no, del capitano che manda un errore veramente. stupido poi, E lì c'è si stato fa. mancanza di comunicazione, perché siccome i difensori qualcuno Non poteva capito. avvisarlo. Poteva buttare la palla in rimessa laterale, nessuno Vero. gli dice niente, amen, nel dubbio. Poi, cioè, non capisco come non ci sia arrivato in quel momento che è ovvio che vanno a pressare il portiere, vanno sempre a pressare il portiere ormai. Sanno che tutti vogliono fare il gioco dal basso, comunque vogliono ripartire in un certo modo. Quasi più nessuno butta la palla in rimessa laterale. Come fai a non pensare che siano lì? Era troppo vicino al portiere per dare quel passaggio lì. Ma anche lo stesso Bertinato poteva avvisarlo. Che Infatti. tra l'altro, non abbiamo detto, fa un altro mini errore anche sul primo gol, oggi Bertinato. Perché ok, non è tutta sua responsabilità, ma poteva farli più. Vabbè, anche quando ho sbagliato Poteva modulo farli poteva più. fare qualcosa. Eh sì, Era non lì. dà quella personalità che dà Iorone, mi dispiace, non ce l'ha, No, non ce l'avrà mai, infatti. penso. E si sente, cioè a questo punto finora non si era sentita. Con la Cremonese si è cominciata a sentire perché l'errore deriva, cioè la sconfitta deriva da un errore grave del portiere e oggi si è sentita ancora di più la mancanza di non personalità, perché in modo c'era la personalità, ma qualità, grande qualità che avevano Itses, che aveva Altare. Svoboda, Svoboda, Sinčić. che vabbè, quest'anno, questa stagione ancora non c'è stato, però. L'anno scorso ha dimostrato. Tutta stagione manca, manca. Siamo veramente contatti in difesa. Adesso speriamo di recuperare qualcuno, perché così facendo rischiamo di buttare via posizione su posizione. La Serie B è un campionato cattivo, difficile, tosto. Veramente complicato. Puoi Sì. giocare tu prima con l'ultima, non puoi darla per scontata. Non puoi mai dare per scontato. Figurati con un Sud Tirol che l'anno scorso è arrivato ai playoff, quindi comunque una squadra Sì, che l'anno temibilissima, scorso è e sempre abbiamo stata visto. tra le prime, più o meno, Eh sì, zona il playoff. Sud. Zona playoff. Sì. Quindi, cioè, sono tutte delicate. E per me, lo dico, questa sconfitta, non tanto sul valore dei punti, sono sempre 3 punti che hai perso, ok? Un punto che potevi guadagnare, cioè, ok, è proprio una di quelle sconfitte secondo me che mentalmente ti può far male. Io spero di no, però stiamo attenti, perché è stata una sconfitta secondo me molto brutta per come è venuta. Non tanto se avessero fatto, sai, 3-0, tu poi cerchi di recuperarla, finisce 3-2, un conto. Te la prendi anche meglio, dici potevi evitare quel 3 gol all'inizio, ma qui per come è venuta, per le dinamiche che si sono create, è brutta, è molto brutta, Sì, psicologicamente è psicologicamente devastante. brutta, per i tifosi e per i calciatori stessi, e anche per l'allenatore, Sì, si è visto. e anche per l'allenatore, che dopo il 2-2 non è riuscito a dare quella spinta emotiva che mancata, abbiamo visto. Mi spiace. Boh, io non ho più niente da dire. E se vuoi aggiungere qualcosa tu, se no chiudiamo. Lasciate un mi piace, un commento di cosa pensate voi, così ragioniamo insieme su cosa non è funzionato. Iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Questo. Va bene, ci Brutta partita. vediamo. Ah, sì.
Anch'io non avrei voglia, non avrei avuto, cioè non avevo voglia di fare questo post partita, però mi giuro metterci la faccia sempre, ecco, nel bene e nel male. Alla prossima e guardate dopo quando uscirà la live reaction.